coppia su 50 candeline l'hotel-ristorante Giardino, guidato dalla famiglia Biagiali e situato a San Lorenzo in Campo, è uno dei luoghi di eccellenza della cucina marchigiana. Una storia che dura mezzo secolo e che nasce dal grande desiderio di Efresina Rosichini, cuoca storica del ristorante, madre di Massimo Biagiali, ora patron dell'attività, di fare conoscere i piatti della tradizione serviti in un piccolo locale di paese, ma con l'accoglienza tipica di una famiglia. Efresina, con il suo grande amore per la cucina, è riuscita, grazie alla sua caparbietà, a distinguersi in Italia e all'estero per la sua cucina semplice, ma con materie prime e di eccellenza. E dopo anni di lavoro, costellati di successi e traguardi raggiunti, tra cui anche l'importante riconoscimento di Andreotti, che insignì Efresina del titolo di Cavaliere del Lavoro, nel 1994 arriva al ristorante anche la prima stella Michelin. Il Giardino nasce nel 1971 come una trattoria, come tanti altri, con 4-5 camere. E mia madre aveva un'esperienza già di qualche decennio, insomma. Una donna che a 60 anni parte e va da Vergès, in Francia, senza parlare una parola di francese, a vedere quello che significava il nuovo concetto della cucina. E poi è tornata con tanto entusiasmo, mettendo a frutto, insomma, cercando di coniugare, insomma, la sua esperienza con quella che erano i piatti della nostra tradizione. Alcuni anni che abbiamo intrapreso l'attività di catering, che sostanzialmente ci ha permesso di portare la nostra cucina all'interno delle case dei nostri ospiti. Per festeggiare il grande traguardo raggiunto dei 50 anni dell'hotel ristorante Giardino, Massimo Biagiali, assieme alla moglie Patrizia e al figlio Paolo, ha scelto per lo scorso 8 giugno un menù speciale che segue la filosofia del ristorante, ovvero della promozione del territorio attraverso la gastronomia. Un menù che mescola piatti storici apprezzati nel tempo ed altri di nuova generazione, simbolo che il ristorante Giardino resta sempre al passo con i tempi. Un carosello di sapori che prevede involtini di melanzane con ricotta del Catria, uovo cotto su crumble di nocciola, per poi passare a dei passatelli asciutti con porcini, tagliolini con ragù di piccione e pasticciata pesarese di manzo. Piatto che ci ha portato fortuna. Piacque tanto l'ispettore della guida Michelin, che negli anni 90 ci riconosce la stella Michelin, che la tenemmo per alcuni anni. Era fatta con la pera angelica di Serra Ungherina, che viene cotta dentro un passito, in questo caso di verdicchio, uno zabaione di vinzanto, insieme a un formaggio erborinato, morbido, dolce e una spolverata di cacao. Tutt'oggi lavoriamo con grande entusiasmo. 50 anni e non sentirli.